Buongiorno Alfredo, buongiorno telespettatori del TG6. Sì, intanto ringraziamo subito il sindaco di Penne Mario Semproni che ha accettato il nostro invito e ha aspettato questo collegamento. Grazie sindaco e buongiorno. Altrettanto. Questa mattina incontro voluto proprio dal primo cittadino del capoluogo dell'area Vestina per mettere a conoscenza gli altri sindaci non solo dell'area Vestina ma anche dei comuni limitrofi del Teramano sulla situazione ospedale San Marco. Massimo. Sappiamo che l'ospedale ha avuto un ruolo centrale, fondamentale per quanto riguarda l'emergenza Covid-19, ma però adesso bisogna ripartire. Allora sindaco, qual è stato il tema di questo incontro e che cosa ha voluto comunicare ai suoi colleghi? La nota positiva di questa giornata è stata innanzitutto che sono intervenuti i sindaci dell'area Vestina di tutti i comuni a prescindere dalla casacca, a prescindere dal colore politico. E la nota altrettanto positiva è stata di aver condiviso con tutti la strada da seguire, perché come sapete ieri pomeriggio è stato nominato il nuovo direttore generale della USL di Pescara e abbiamo così tutti in comune accordo deciso che quelle criticità che sono state esaminate e rilevate oggi verranno sottoposte alla sua attenzione nel giro di 7-10 giorni. Ecco sindaco, ci sarà questo primo incontro anche conoscitivo con il nuovo manager dell'ASL Ciamponi. Che cosa allora porterete? Qualcosa di concreto? Ecco, per far ripartire questo ospedale ormai c'è bisogno più che mai, lo ribadiamo, di atti concreti, di proposte concrete. L'emergenza Covid ha fatto capire che non è possibile che tutto il territorio della provincia di Pescara faccia riferimento al solo ospedale di Pescara. È inconcepibile ed inammissibile, soprattutto anche perché l'area Vestina è un'area estesa notevolmente come superficie e con una popolazione anziana e sparsa. Questo fa sì che l'ospedale di Penne a questo punto sia fondamentale per assistere i cittadini dell'area Vestina. Ecco sindaco, proprio nei giorni scorsi una prima notizia positiva per l'ospedale di Penne, da tanto si parlava di questi 12 milioni e mezzo di euro, finalmente c'è stata la firma tra la Regione Abruzzo proprio e il ministro del Ministero della Sanità per quanto riguarda questi fondi per la ristrutturazione dell'ospedale San Massimo. Beh, devo dire che oramai la storia di questi 12 milioni e mezzo di euro era una storia alla quale nessuno più credeva. Per fortuna con quanto è accaduto appunto con la firma di questa convenzione sembra che questo denaro adesso sia utilizzabile e consentirà di fare quei lavori di adeguamento sismico della struttura in maniera tale che il tutto possa ripartire nella massima sicurezza. Ecco sindaco, secondo lei questo è un primo passo di volontà da parte della Regione Abruzzo perché l'ospedale San Massimo di Penne torni ad erogare servizi importanti per la comunità? Non può non essere così. L'ospedale di Penne, ripeto, io non mi piace nemmeno chiamarlo ospedale di Penne perché sembra più una cosa campanilistica. Questo è l'ospedale San Massimo che eroga servizi ai cittadini dell'area Vestina. È fondamentale, è stato dimostrato che senza questo ospedale le cose non possono andare avanti. Io credo che anche la Regione abbia capito questo e quindi sono fiducioso che prossimamente insomma, verremo presi in considerazione più di come è stato fatto in passato. Ecco sindaco, altra nota positiva è proprio oggi, perché oggi martedì 7 luglio nel reparto di chirurgia sono tornati gli interventi ortopedici in day surgery e one day surgery, però il problema del reparto di ortopedia purtroppo resta ancora il personale, così come in tutto l'ospedale San Massimo. Ecco, poco personale soprattutto tra voi medici. Purtroppo questa è una sacrosanta verità. È in corso un concorso, scusate il gioco di parole, che dovrebbe assegnare all'ortopedia di Penne due medici. Ci sono 18 domande per quello che io conosco. Purtroppo ci servono tre membri di una commissione esaminatrice, ne sono stati individuati due. Purtroppo la Regione così è ancora un po' indietro nella nomina del terzo componente. Quindi io spero
spero che tutto questo porti ad una accelerazione dei tempi. Poi sul discorso della ripresa degli interventi, certo l'ortopedia oggi riprende gli interventi, però saranno interventi di importanza ridotta, non come quelli che si facevano prima di questa emergenza Covid. Ecco, proprio così, perché infatti le operazioni per quanto riguarda la rottura del femore si faranno in collaborazione col presidio ospedaliero di Popoli e in questi giorni, soprattutto causa Covid, c'è stata anche questa sinergia tra i due nosocomi. Ecco, questo che rilevanza ha per l'ospedale di Penne e per tutta la sanità? Ma ancora una volta questo dimostra che l'ospedale di Pescara da solo non riesce ad erogare le prestazioni per tutta la provincia di Pescara e che ospedali anche più piccoli come quello di Penne e come quello di Popoli sono fondamentali per portare avanti il discorso sanità nell'area non solo vestina ma anche nell'area della Val Pescara. E allora, noi su questo chiudiamo, su questa ultima battuta del sindaco Mario Semproni, vi ritroverete con tutti i sindaci tra una ventina di giorni per fare il punto della situazione su quello che è stato l'incontro col nuovo manager e con la nuova direttrice sanitaria dell'ospedale San Massimo, Lara Costanzi. E allora da Penne possiamo chiudere questo collegamento, non dopo aver ringraziato il sindaco Mario Semproni e Gaetano Terrio alla telecamera. E da Penne è tutto, linea che può tornare a voi. Grazie a voi.